cominciare in Gollum. Buongiorno a tutti ragazzi, come potete vedere questo video è in collaborazione con Serena Arts, che è lei. È una ragazza veramente simpaticissima e quindi abbiamo deciso di fare questo video in collaborazione e sono 10 domande che abbiamo deciso insieme e quindi direi di iniziare subito. La prima domanda è: con che materiale crei? Allora, io principalmente creo con la resina, però alcune volte anche col fimo. Quando ho iniziato a lavorarlo? Allora, io ho iniziato più o meno 3 mesetti fa. A quale tutorial ti sei ispirata? Allora, a me è venuta voglia di fare la resina perché ho visto dei tutorial di Erika Kawaii, che era sempre la mia youtuber preferita. Io guardavo sempre i suoi video e vedevo la resina, allora ho detto voglio provare, allora l'ho presa. Perché ho deciso di aprire un canale YouTube? Allora, prima l'avevo fatto per gioco, perché vedevo tutte queste persone che caricavano video che mi piacevano molto. Allora ho detto vabbè, proviamoci anche noi, e una volta ho fatto un video per gioco e l'ho caricato, ma è molto brutto. Poi ho iniziato, visto che il mio canale, ho visto che andava, cioè c'era qualche persona che lo guardava, ho iniziato a farlo tra virgolette sul serio. Numero 5: sei felice dei tuoi progressi su YouTube? Allora, devo dire che sì, sono felice, perché ci sono tante persone che mi guardano, tanti like, anche se tante volte ci sono dei dislike, ma questa cosa è normalissima. Poi, materiale che usi di meno? Allora, materiale che uso di meno in assoluto è il fimo, però anche Pisla ogni tanto li faccio, ma non è che è una cosa che mi ispira così tanto. Poi, che materiale creativo ti piacerebbe provare? Allora, a me piacerebbe provare l'Espac Soft, che comunque sicuramente in questi giorni comprerò, quindi non mi faccio problemi. Poi, quante cover hai? Allora, io ho 17 cover e vi farò anche il video. Poi, che attrezzi usi per la resina e per il fimo? Allora, per la resina io ho tantissimi stampi, poi uso gli sticker, i glitter, e sono cose abbastanza comuni. Mentre invece per il fimo non ho particolari attrezzi, anzi pochissimi, perché non lo uso quasi mai. Quindi ho il taglierino, poi ho degli stampini e ho un dotter, e comunque non tantissime cose, ecco. Le perline, quelle cose lì per fare i ciondoli, non tantissime perché non lo uso tanto. Poi, numero 10, ti piace come piattaforma YouTube Italia? Allora, sinceramente lo YouTube America è più bello, però anche YouTube Italia non è brutto, dai. Quindi niente ragazzi, spero che questo video in collaborazione con Serena Arts, che vi ribadisco è lei, è finito, si conclude qui e spero vi sia piaciuto. Se queste domande le volete realizzare anche voi, basta che taggate me e Serena Arts nel vostro video. E che dire, questo video è finito e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Per la D ho scelto questa Donuts.